Sul fenomeno delle baby gang si continua a tenere alta l'attenzione. Nei giorni scorsi il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha proposto l'abbassamento dell'età imputabile, ritenendo i tempi maturi per un cambio di rotta, specie dopo i gravissimi fatti accaduti nei giorni scorsi, la morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga a Udine e l'uccisione del minorenne Thomas Christopher Luciani a Pescara. Oggi sull'argomento è tornato anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che già da oltre un anno aveva invocato un nuovo modello sociale. Io avevo scritto questa lettera appello ai ministeri dove mettevo a disposizione anche la città di Treviso per un processo sperimentale, per cominciare a sperimentare per esempio nuovi orari scolastici, per cominciare a sperimentare soluzioni che potessero essere inclusive nei confronti di questi ragazzi che stanno evidenziando in modo assolutamente sbagliato, talvolta addirittura con dei reati, dei disagi che devono essere certamente capiti da una parte per risolverli, ma non giustificati. Cioè, chi sbaglia e chi commette reati ovviamente deve farsi carico delle proprie responsabilità e deve pagare. Ma se è vero che chi sbaglia deve pagare, anche la politica deve farsi carico delle proprie responsabilità, nonostante gli strumenti arretrati che si ritrova in mano. È altrettanto vero che gli amministratori politici hanno la responsabilità di guardare avanti e guardare al futuro delle comunità, cercando di capire come poter intervenire su questo tipo di criticità che riguardano i giovani. E io credo che l'apertura e l'appello del presidente Zaia, unito anche all'impegno del sottosegretario Ostellari, che ha già messo mano per esempio al decreto Caivano, si pongono entrambi lo stesso obiettivo, che è quello di intercettare il disagio giovanile e capire come politica e come amministratori cosa si può fare. Credo che in questo momento noi abbiamo degli strumenti un po' anacronistici per affrontare una sfida che è molto attuale e che porta a delle situazioni come quelle che abbiamo visto negli ultimi giorni, con addirittura un omicidio da parte di questi di baby gang nei confronti di un imprenditore. Cose che sono gravissime, cose che non dobbiamo in alcun modo giustificare, anzi dobbiamo fermamente condannare, ma dobbiamo anche lavorare perché queste cose non succedano più. Quella di Zaia è una provocazione per alzare il tiro e contribuire a far passare in secondo piano i fallimenti della destra al governo e della sua giunta su tanti fronti, ha detto il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD in Veneto.